Buongiorno, io sono rientrata dalla Carnia, siamo tornati a camminare sulle vette liguri. Partiamo da 956 metri e arriviamo a 1406, quindi non faremo tanto dislivello, ma si prospetta una bellissima passeggiata in questi meravigliosi boschi del Parco dell'Aveto, che già avete visto in altri nostri vlog. Siamo arrivati in macchina al Passo del Bocco, le indicazioni sono molto semplici, è facile arrivare da Genova, noi abbiamo fatto la statale, potete fare anche l'autostrada e adesso vi facciamo vedere il pannello informativo del percorso che faremo oggi. Ecco qua la faggeta del Monte Zatta. Seguiremo il segnavia A10 e le segnaletiche dell'Alta Via dei Monti Liguri. Eccolo qua. Facciamo un primo breve tratto su asfaltata e poi prendiamo il nostro sentiero. Ci sono le segnaletiche, quindi non vi potete sbagliare, comunque prendete la strada che va verso Varese Ligure. Ecco il laghetto del Bocco, ce lo lasciamo sulla sinistra. Ecco qua, troviamo subito il bivio sulla destra per cominciare a salire. Ecco, dopo 5-10 minuti trovate questo primo bivio. E vi spostate a destra, le indicazioni sono molto chiare. Alta Via e A10, il nostro anello del giorno. L'abbiamo trovata morta, poverina, guardate che meraviglia. Arrivati a questo bivio, prendete sulla sinistra, trovate anche l'indicazione un po' coperta dalla vegetazione e si continua a salire. Poco dopo il bivio, arrivate in questa fantastica area picnic. Io di tutti i tavoli quello che preferisco è questo. Superiamo l'area picnic e proseguiamo dritto. Appena superata l'area, subito vedete la deviazione molto chiara verso destra e cominciamo la salita vera. Guardando. Ciao. Grazie.
Siamo arrivati al Monte Zatta di Ponente a 1355, adesso andiamo verso la cima di Levante che è la più alta, 1406, facendo tutto questo bellissimo percorso in cresta. Oggi purtroppo c'è veramente molta foschia, ma il panorama, vi assicuriamo, è pazzesco, bellissimo. Guarda che meraviglia, gli strati di roccia che riaffiorano così. Arrivati in cima al Monte Zatta, cima di Levante. Ci rimettiamo in cammino dopo questa pausetta, cosa dici Cabruzzi? Secondo me sì, ci sta, un buon panino nello stomaco e adesso concludiamo l'anello. Dopo un breve tratto nell'erba, io mi sono controllata bene le zampe per evitare zecche, perché mi ero messa i pantaloni corti, perché in realtà è tutto su forestale, quindi considerate che di erba ce n'è poca, quindi basta poi controllarsi un attimo, mettersi un repellente. Comunque, occhio a questa svolta qua. Proprio prima della sommità di questo monticello, sulla sinistra, trovate l'indicazione per il nostro anello. Scendendo da questa parte ci siamo resi conto che se la fate a salire di qua, quindi percorrete l'anello in senso inverso, da questa parte sale in maniera abbastanza ripida, di là invece sale molto più dolce e è più lungo il percorso per arrivare sullo Zatta. Quindi potete decidere voi se preferite togliervi il dente facendo il sentiero un po' più ripido all'andata, oppure se preferite salire più dolcemente facendo un po' più strada e poi fare la discesa un pochino più ripida. Se decidete di fare il percorso che abbiamo fatto noi, vi consigliamo, invece di mangiare in cima allo Zatta, se vi siete portati i panini, di riscendere questo pezzetto e di mangiare qua, perché veramente incantevole, siete immersi in questa faggeta gigantesca con la fonte accanto a voi e una pace incredibile. Noterete una cosa, scendendo a un certo punto la faggeta, che è esclusivamente a faggio, si trasformerà un pochino, comincerete a vedere i tronchi più grossi, massicci dei pini e comincerete a vedere dei pini neri e dei pini silvestri, e ai margini della faggeta vedrete anche degli abeti e dei larici. Questo perché, spiega bene il cartello del Sentiero Natura, già dai primi anni del secolo scorso cominciò il rimboschimento a conifere di questi boschi. E quindi comincerete a vedere un bosco che pian piano diventa più vario scendendo giù. Ecco, siamo arrivati al bivio da cui potete decidere come percorrere l'anello. Se decidete come noi di percorrerlo in senso antiorario, e quindi salita più dolce, discesa un pochino più rapida, andate a destra come abbiamo fatto noi. Altrimenti, in questo punto qua, andate sulla sinistra e cominciate a salire su
per la Faggeta da questo lato e lo percorrete in senso orario. Allora, percorso terminato, un po' meno di 500 metri di dislivello, ci abbiamo messo di cammino circa 3 ore 10. Il percorso è molto bello, fattibile anche con bambini se amano camminare, quindi non ci sono pericoli o difficoltà particolari. In tutto sono 10 km circa e come tutti i percorsi nella zona dell'Aveto è segnalato veramente molto bene, quindi ancora complimenti a chi si occupa della segnaletica, perché in questa zona questi percorsi ad anello, che hanno tutti un numero specifico, oggi abbiamo fatto la 10 ma ne abbiamo fatti altri in passato, sono veramente veramente ben segnalati. Noi abbiamo finito, ci rivediamo al prossimo vlog dalla Liguria e speriamo prossimamente anche dalla Carnia. Un abbraccio dalla Cabruzzi Family, ciao!